È servita come preparazione al campionato. Abbiamo fatto una buona partita, certo non possiamo essere al 100%, ma siamo fiduciosi, stiamo lavorando bene e continueremo a metterci a posto per la prima di campionato, per farci trovare non pronti ma prontissimi. Solito anche per prendere un po' di confidenza, no? Anche con lo stadio. Sì, io. Certo, io ho già giocato qua solo da avversario, quindi serve anche quello per trovare un po' di confidenza. E io poi penso di essere un po' più indietro rispetto agli altri come condizione atletica, perché in ritiro ho avuto un problema e ho saltato quasi tutto il ritiro, quindi ho cominciato un po' più tardi, ma sono contento perché anche se stiamo lavorando duramente, le gambe rispondono abbastanza bene, quindi. Sono fiducioso. Senti come procede l'affiatamento con i compagni, soprattutto di reparto, quindi mi viene da pensare insomma a Guidone, gli altri, Candido, Capello, Marcandello. No, molto bene perché sono tutti giocatori di qualità e generosi, come lo sono io. Quindi mi trovo molto bene e speriamo di fare bene dalla prima di campionato, perché è importante. Ecco, si parte tra l'altro con il Renate, sarà tra 2 settimane. Adesso cosa manca per arrivare, secondo te, pronti al top, insomma, nella migliore condizione possibile alla partita con Renate? Ma sicuramente un po' di brillantezza perché in questa fase del precampionato i carichi sono stati pesanti. E anche ieri abbiamo fatto un allenamento molto pesante e quindi oggi non potevamo certo essere brillanti, ma questi giorni è difficile. Adesso abbiamo 3 giorni di pausa, poi ricominciamo e sicuramente lavoreremo più sulla brillantezza per essere più pronti. Sempre in tema campionato, Renate, poi ci sarà il Fano, poi il turno di riposo. Come vedi questo avvio di stagione, insomma, che vi È un attende? avvio che può sembrare facile, ma invece è tutto il contrario, perché sono squadre che punteranno a salvarsi e quindi da subito lotteranno col coltello fra i denti e noi dobbiamo farci trovare prontissimi, perché l'anno scorso io non ero qui, ma mi hanno detto che hanno perso dei punti con queste squadre all'inizio e non dovremmo commettere lo stesso errore, quindi dobbiamo essere ancora più svegli e partire più aggressivi di loro. Senti, a livello personale è un obiettivo in termini di gol, visto che l'attaccante poi si chiede sempre all'inizio stagione. L'anno scorso ne hai fatti 11, l'anno scorso11 come con 11. Como. Il mio obiettivo è di migliorare quello che ho fatto l'anno scorso, quindi superare la doppia cifra e farne poi il più possibile. L'obiettivo della squadra viene sempre prima di quello personale, quindi io poi sono uno generoso, quindi la squadra viene al primo posto e vogliamo vincere il campionato, quindi è quello il primo obiettivo.